C'è una pietra nera in più, per cui tocca bianco e deve fare qualcosa di buono per sé. Quindi bisogna leggere la posizione adesso. Sì. La solita cosa che facevo una volta, quali sono i gruppi forti, quali sono i gruppi deboli. Se ci sono gruppi forti o deboli, cioè se ci sono gruppi deboli bisogna o difenderli o attaccarli, se non c'è nessun gruppo che ha problemi bisogna espandere il territorio, se non c'è modo di espandere il territorio bisogna espandere il territorio potenziale, ossia il modo. Quello può essere considerato debole, quel gruppo bianco, attaccabile o... Insomma, sembra un po' ristretto, diciamo che bisognerà prestarci attenzione. Non è detto che con una mossa sia proprio nei guai, però tra i gruppi bianchi è il maggior candidato a essere debole. Vorrei attaccare questa qua. In mezzo. La nostra solita invasione che abbiamo visto nell'ultima settimana più volte, sì, questa è una possibilità, questa pietra nera sicuramente può andare sotto attacco. Va detto che più si attacca questa pietra nera, più magari nero esce di qui e più potrebbe attaccare quello, quindi insomma, bisogna giocarselo bene. Guardando questa metà del Goban, come Sto pensando se devo di papo bianco. allora perché? Bene, direttamente per cercare di chiudere questo, con l'obiettivo vero di fare un muro in territorio della mano. Per esempio, come se lo farei? Ma capisco anche questa, però rimango schiacciato se la fa nera, però in teoria non sarei capace poi di attaccarlo davvero, è quello il problema. In effetti questa è la zona importante. Perché? Perché questo gruppo nero è debole, forse ha un occhio qua e ha un'uscita, però se bianco inizia a mettere delle, cioè se bianco tocca questo, il nero è meglio che risponda. Può verosimilmente mettere un'altra mossa ed espandere il suo territorio, il suo moio, giocando qui, che è l'altro punto importante, cioè anche questa mossa bianca non è male. Questa poi espande fino a qua. Esatto. E nulla quello che poteva fare il nero. Però il problema è che se bianco gioca qui, nero gioca questa. E adesso queste due pietre bianche vanno sotto attacco. Bianco dovrà giocare qualcosa del genere e strisciando arriva fino a qua. Però queste pietre adesso non sono più attaccabili. Bisogna stare attenti a vedere tutti questi tagli, però credo che fino a qui si possa. Più è forte questo, più si indebolisce questo, più si indebolisce questa, e meno è probabile che bianco possa invadere qua. Su questa mossa di bianco, nero deve pensare che se per caso esce di qui, poi bianco potrà giocare qualcosa del genere. Adesso nero lì più Un'invasione di nero qui è un'invasione che lotta per vivere più che per attaccare questa. Venire di qui, sembra che bianco faccia troppo. Per cui forse nero è costretto a giocare da queste parti e permettere che bianco continui ad attaccarlo.
Ma di qui sì, Nero risponde, però non è che hai espanso molto, perché se non giochi con una cosa del genere, permettendo di venire qui, questa non sembra aver innalzato molto il confine, no? Cioè, la linea qui e prima era questa, non sembra guadagnare tanti punti. Quindi questo ha anche il vantaggio che prepara un'ulteriore invasione, prepara meglio un'invasione lì. Bianco qua, pensando che nero deve rispondere, quindi può giocare qua. Però concede molto anche al nero. Cioè, Allora, concede, no? sì, giusto. la posizione è la stessa, tranne questo. Se stiamo pensando di attaccare quelle pietre lì, era forse quasi meglio cambiare la posizione delle pietre, e questa aiuta nel combattimento contro quello. Quindi questa, anche questa aiuta nel combattimento contro me. Poi ok, questa è una mossa un po' di fantasia, però una posizione così, che è un po' più plausibile anche se non ci si può arrivare in questa partita, lavora meglio con la con l'attacco.